Buongiorno a tutti, oggi siamo qui a Ovindoli, sotto al Monte Magnola. Eccolo qui, ecco gli impianti. Una grande tristezza. Non c'è un grammo di neve neanche a pagarlo oro. E niente ragazzi, oggi facciamo sta passeggiata per riprendere un po' le camminate, che siamo fermi da circa un mesetto e mezzo. Con noi oggi, iscritti e non, abbiamo Sara. Sara è lancia i guanti, attenzione. Buongiorno. Buongiorno. Abbiamo il nostro grande, lo scarpone, io. Alfonso. E poi, come sempre, non mancherà mai, lui ci sarà sempre. Ci vuole l'applauso, ci vuole la ola. Il grande zio. E siamo super allenati, ragazzi. Siamo super allenati. Dopo due mesi che non facciamo. L'ultima uscita l'abbiamo fatta con lei a Montautore. Infatti, due mesi fa. Io sì, te sei uscita, io no. Ragazzi, abbiamo mangiato e bevuto. Abbiamo mangiato tanto, abbiamo bevuto tantissimo. E adesso si ricomincia con la stagione e con le montagne. Giornata fantastica, cielo limpido, unica nota dolente la salita vicino agli impianti, che rovinano un po' la bellezza della montagna. Una bella sigaretta. La fumo sopra. Alfo, ce lo dici dopo? Primo tratto di salita fatto, e Alfonso, per spezzare il fiato, esatto, è partito con una bella gamba, con quella destra, sempre partire con la destra, anche la mattina quando vi svegliate il primo piede appoggiare al pavimento è la destra. La giornata prendere. Non come diceva Morgan, mi sveglio col piede sinistro, no, quello giusto. Quello giusto al destro, sempre. Destrosi. Dico io quella cosa lì, no, perché ci stanno un sacco di follower che mi stanno a chiedere, ma Alfonso, quella cosa, quando ce la dici? La dico quando arriviamo sopra. E comunque solo a quelli iscritti. Se non vi iscrivete al canale, difficilmente ve lo dico. Dai, che è una bella cosa, raga. Dai, andiamo. Vai. Siamo arrivati al rifugio Fonte Fredda, eccolo qui, e adesso ce ne andiamo su di qua per andare sulla cresta e poi cresta fino su al Magnola. Quasi alla vetta del Magnola, questa è la strada che abbiamo fatto. Siamo partiti giù dai parcheggi, siamo saliti su per il primo canale, poi abbiamo tagliato tutto sulla destra e tutto di qua verso la Monte Freddo per poi risalire su. Ragazzi, parte il dibattito, attenzione! C'è chi dice una piccozza, c'è chi dice doppia piccozza. Sara, che dice? Una piccozza, doppia piccozza no, dai. Zio Stefano. Doppia piccozza se molto irta. La piccozza se un po' più leggera. Doppia se una è di troppo la butto. Certo. Io dico doppia piccozza. Una dritta e una curva. Il tuo pensiero.
Voi che dicete, come diceva Enrico Pasquale Pratico? Che diceate voi? I primi passi sulla neve dell'anno, attenzione! Eccoci qua. Rigolante, rotto. Ci sono scritto? Sì. Al panello. Almeno per sensibilità. Ce l'ho con la gente che... Ragazzi, occhio. Sì. Guardate che schifo. Sara, metti in sicurezza solo. Devi capire? Io che io vengo in montagna, no? Sti pezzi di merda che lasciano qua. Qualche cosa? Le bottiglie, la monnezza. Ma io dico pezzi di merda, porco due.